diverse. Allora, un conto è salvare i risparmiatori, un conto è salvare le banche. Nel momento in cui lo Stato interviene per salvare risparmiatori e banche, le banche devono diventare di fatto statali, perché non può lo Stato intervenire quando c'è una perdita, invece quando ci sono dei guadagni, sono i guadagni del privato e della banca. Poi assolutamente va compreso chi è che ha fatto questi errori, perché c'è stato delle persone che hanno gestito il sistema bancario, che hanno fatto della speculazione con i soldi e delle cose, hanno giocato in borsa, hanno giocato a investire su amici degli amici, e a rimetterci così sono stati i piccoli investitori. E qua bisogna comunque che i nomi vengano fuori, cioè non è che possiamo pensare che ora salviamo questa o ridiamo alla fine anche i soldi magari a tutti quelli che li stanno aspettando e non li hanno, perché anche qua bisogna vedere poi se in realtà riusciranno ad avere tutto. Ora guarderemo bene come sarà la situazione. Però non possiamo pensare che dopo che hai mandato tutto in cavalleria, che si è mangiato, ha fatto speculazioni, o chi non ha controllato, perché qua c'è però anche voi chiedete come Lega, controllo. Ce l'ha detto l'altro giorno qui in carne ed ossa Salvini, la commissione d'inchiesta su questo. La commissione d'inchiesta dovevo farla sulle banche, da tempo, anche già da chiedete. Un po' è che stanno aspettando la commissione d'inchiesta. E però perché non si riesce a mettere in piedi questa commissione d'inchiesta? Chi è che questo bisognerebbe chiederlo al PD, come mai che non c'è questa volontà. Sicuramente l'affermazione prima che si diceva di Renzi, quando aveva detto di investire sul Monte dei Paschi, per me è delinquenziale più che superficiale, perché ora uno che in quel momento è il Presidente del Consiglio dice di investire su una situazione che comunque ha problemi, tutti sapevano che aveva problemi, dicendo alla gente non vi preoccupate, è un investimento sicuro, qualcosa di delinquenziale. Vabbè, oppure diciamo, altri interessi. La vogliamo dire così, forse dietro. Anche per questa affermazione ha preso quella botta al referendum e adesso ma sicuramente per il momento per me, ad esempio, la è questione uscito delle di scena, banche, a Palazzo Chigi la non questione c'è più, delle Renzi. Banche ha pesato con quella dell'immigrazione e quello ovviamente dei problemi dell'occupazione sono fra i punti che hanno pesato.